Mamma mia, ma che virus è virus sta? Ma vattine, va! E boh. Questo è pulito, ti ringrazio. Quindi, insomma, io non so, pazzo. Sto computer è da ieri che fa delle cose assurde. Ma cosa fa di assurdo? Ma assurde! Mi dice che mi ama! Sara, parla! Sara che? Lei! Tu cosa funziona? Sei tutto a posto! Sì, tu che si fa? Tu guarda che mi ha fatto! Chi? Ecco, vieni qua! Mi ha fatto l'occhietto! Chi? Sara, mi ha fatto così! Ah, ti ha fatto così? Te ne devi andare in ferie che stai stressato! Ma il computer ti fa l'occhietto! Madonna! Vabbè, ragazzi, io qua mica sono pazzo! Mica c'ho le trentole! No! Figlia di puttana! Non uccide! Te faccio vedere io. Senta, io spero che adesso io gli dico questa cosa e non mi prenda in giro anche lei, perché mi stanno prendendo in giro tutti quanti in ufficio. Mi sono venuto da lei perché mi hanno detto che è uno veramente bravo, insomma, un mago del computer che ne ha viste di tutti i colori, quindi ho pensato che magari se lo dicevo a lei, lei mi avrebbe preso in giro. Mi dica. Ok. Allora, io penso che il mio computer è impazzito, nel senso che forse qualcuno mi ha messo un virus strano, per cui ogni volta che io lo tocco, il computer fa delle cose assurde, però solo se lo tocco io. Ma tipo? Ecco, guardi, forse è meglio che se lo vede lei, perché se glielo dico veramente non ci crede. Ci lasci soli. Il suo computer non ha niente, solo un po' malato. Che senso malato? Ma lei lo sa che anche i computer c'hanno un'anima? Come un'anima? Scusi, lei ha mangiato oggi? Sì. Cosa? Ma un panino, perché? Secondo lei che sta facendo? Lei ha dormito stanotte? Sì, ma che c'entra? Ora che fa? Si è addormentato. Sì, lei deve capire che tutto quello che è un assemblaggio di cose, a un certo punto, come per dire, prende vita e si anima. No, una bella teoria, interessante, per carità, però io comunque devo lavorare a questo computer, quindi... Quindi non me crede? Eh no! Noi siamo umani, queste sono macchine, noi abbiamo emozioni, loro no, e soprattutto noi ci riproduciamo e loro no! E secondo lei allora questo da dove nasce? Questo viene progettato da un computer maschio che a sua volta si incontra con un computer femmina che lo fabbrica. Loro sono creati dall'uomo. L'uomo è creato da Dio, ma siccome noi che li facciamo siamo figli del divino, anche loro hanno un'anima, ha capito? Sì, ho capito, mi stai a piacere per culo pure te. Io ho il computer mio, grazie e arrivederci. Comunque il suo computer sta benissimo. Sì, sì. È solo innamorato di lei. No, non è possibile, cazzo! Allora mi hai rotto i coglioni! Cosa ti devo dire? Chiunque tu sia, cazzo! Tu stai male, sei posseduto, sei, eh? Addio! No, esagerato! Non ti voglio più vedere! Cazzo! No, 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 aspetta, 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 aspetta! Aspetta, 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 aspetta! No! 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 No!
Adesso andiamo.